Ciao a tutti ragazzi, elettronica che non ti serve, cambierò presto lo sfondo con un bel quadro comprato all'IKEA, molto probabilmente. Universal Ears da una parte, Mega Boom, Soundlink 3 dall'altra, della Bose chiaramente, perché vi chiederete voi o forse non vi chiedete un cazzo, noto che la luce si riflette sulla mia pelata da 38enne. E stavo dicendo, non vi chiederete probabilmente nulla, però ve lo spiego lo stesso. Non sono qua per farvi riascoltare, o meglio non adesso, i due speaker top di gamma di Universal Hears, Logitech e Bose, ma ho la necessità di farveli vedere, perché questo è uno scontro tra top di gamma. 40 watt si dice stimati per il Soundlink 3 e circa 40 watt non proprio dichiarati, nel senso che in realtà l'Universal Ears dichiara 30 più watt. 12 ore di riproduzione, circa 20 ore di riproduzione per il Mega Boom, tutte caratteristiche straordinarie, con un prodotto in particolare, il Mega Boom, che suona veramente bene, mi piace moltissimo. Il Soundlink 3 per alcune tipologie di musiche effettivamente è anche meglio. Del Bang Olufsen Play A1, che è probabilmente, amici miei, il miglior speaker in circolazione ad ogni livello, quindi considerando il prezzo, considerando la potenza, considerando i materiali, considerando tutto. Procede sul retro, non c'è molto di cui sbizzarrirsi, nel senso che semplicemente parla di quelle che sono le caratteristiche già chiaramente dichiarate anche su Amazon, ovvero un corpo sulla parte superiore in metallo, 140 watt di potenza con due speaker attivi, più chiaramente il basso attivo lo stesso, e soprattutto 24 ore continuative di riproduzione grazie a una batteria litio integrata, pare da 6000 mAh. Chiaramente Bluetooth, presa entrata AUX 3.5, prezzo su Amazon 249 euro, 250 euro, disponibili in vari colori. Questo sarebbe il rosso, poi c'è il verde che è molto bello, il nero, il l'ambra e il metallo, quindi l'alluminio colore grigio. Una scatola di cartone, tuttavia molto ben fatta. Come potete vedere, all'interno della scatola c'è una sorta di bugnato, quindi questo vi fa capire subito la qualità costruttiva in generale del prodotto. La Bang Olufsen è infatti un'azienda svedese che nasce parecchi anni fa, si occupa fino a 2012-2013 solo esclusivamente di sistemi da casa, quindi molto, molto importanti, nonché di televisori, nonché di radio, e poi comincia a lanciare i suoi speaker Bluetooth. Fino ad ora ne ha 4 in listino, e poi ci sono altri speaker che però sono necessariamente collegati alla corrente elettrica. E questo è quello più potente, dichiaratamente più potente. Allora, questo ve lo faccio vedere dopo. Passiamo ancora alla confezione, c'è un altro bugnato molto bello, questa è tutta qualità ragazzi, questa è qualità cazzo, che protegge lo speaker. E poi all'interno della confezione troviamo semplicemente il cavo USB tipo C, quindi stiamo parlando ragazzi di questo, quindi purtroppo non potrete utilizzare la micro USB normale, quindi il tipo B tanto per intenderci, un cavo piuttosto lungo e di ottima qualità, con il logo della Bang Olufsen chiaramente stampato sopra. Il manuale di istruzioni è un manuale che in realtà serve a poco o nulla, non tanto per una questione di come dire, che tutti gli speaker più o meno sono uguali, ma perché non ha né i tasti funzione, come vi dirò, né altre particolarità, se non quello che fa, come praticamente tutti i suoi concorrenti, tranne il Bose, anche da speaker per il telefono, quindi da viva voce. E devo dire che la qualità, come vi farò sentire, è straordinaria. L'accetto di vero cuoio collegato sulla parte posteriore, parte superiore interamente di alluminio, bellissima, stupenda, peso circa 1,1 kg.
veramente un prodotto stupendo. Sulla parte invece inferiore, che è fatta di una resina plastica, devo dire davvero, davvero bellissima e anche antiscivolo, dicono anche molto resistente, troviamo i tasti del volume vicino all'accensione e spegnimento, l'entrata per l'USB tipo C, l'entrata per il jack 3.5, da questa parte il tasto per l'accoppiamento Bluetooth e una spia che praticamente non serve a un cazzo perché non riesce bene a farvi capire quando la batteria è più o meno carica o più o meno scarica. Qui sono indicate le varie entrate per l'USB e per il jack che vi ho detto e il logo della Bang Olufsen sul fondo insieme al microfono per appunto le chiamate in viva voce. Costruzione fantastica, accoppiamenti come potete vedere davvero splendidi, solido, si sente che è solido ma è assolutamente portatile, non è un mattone come il Saulink 3, che per carità è un prodotto della Madonna, però veramente questo dovete lasciarlo all'aeroporto quando tornate dalle vacanze, perché altrimenti pagate la sovrattassa sul peso dei bagagli. Al medesimo modulo il Megaboom effettivamente è un pochettino più portatile, però stiamo parlando comunque di un prodotto enorme. Della Bang Olufsen non è impermeabile, non è antiurto e non ha nessuna cazzo di certificazione IPX7, 8, 6 o chi più ne ha più ne metta. Abbiamo detto 140 watt di potenza, si accende con un tasto a filo, non touch, ma effettivamente analogico, potremmo così dire. E c'è anche un'applicazione che permette di controllare qualcosa sul vostro Bang Olufsen Play A1, ma in realtà permette solamente di impostare una o più equalizzazioni. Questa meraviglia. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Non ho parole per descrivere la qualità, i bassi, gli alti, tutte le frequenze si sentono alla perfezione, il suono è potente, pulito, non sgrana mai. Questa era la potenza massima, vi posso assicurare, mi sono alzato perché mi stava veramente rincoglionendo, mi stava facendo saltare l'elastico della maschera e non vorrei che voi vedeste la mia brutta faccia. Cioè, ragazzi, qui stiamo parlando di non un top di gamma, non un top di gamma. Qua stiamo parlando dello speaker migliore attualmente in commercio. È vero, non ho provato speaker da 3.000 euro, ma quelli da 3.000 euro sono grossi così, porca puttana. Cioè, è vero che sono Bluetooth, ma dove cazzo ve lo ficca? Cioè, qua non stiamo. Allora, qua stiamo parlando di speaker portatili, quindi uno speaker che ha una funzione ben precisa, che è quella di essere portato in giro. Potete scegliere
tra tantissimi top di gamma. Qua ne manca, in realtà ne mancano solo due, a mio modo di vedere, di top di gamma. Quando inizierò a vendere il culo in Corso Regina, molto probabilmente me li potrò permettere entrambi. L'Onyx dell'Arman Cardon, quello chiaramente Bluetooth a batteria, e l'Extreme della JBL, che continua a costare 230 euro, e sinceramente a mio modo di vedere non li vale, perché questo è sicuramente il miglior speaker Bluetooth oggi in commercio. Innanzitutto ha una dimensione che è assolutamente perfetta, non dico che entri in tasca, a meno che voi non abbiate la salopette, però è davvero portatile, potete metterlo tranquillamente in borsa, potete metterlo tranquillamente nella borsa da lavoro, in valigia e così via, cosa che invece con questo non è che proprio sia, questo può fare, giusto può essere utilizzato per costruire un muro se ne avete due o tre. Anche a basso volume il Bang Olufsen Play 1 è sicuramente una spanna sopra entrambi. Costruzione stupenda, materiali meravigliosi, prezzo a mio modo di vedere è regalato per quello che offre, perché 250 euro sono veramente veramente pochi per la bellezza e per come si sente. Veramente in carica sta merda, perché cazzo non si riesce a caricare. No, per me non mi caga nessuno comunque. No. Ci sono dei ragni spaventosi comunque in questo. Sarà stato chiaro sul portato. Ma dimmi tu se puoi fare un prodotto dove dietro non scrivi un cazzo. Cioè, se devi andare a comprare in un negozio, come cazzo fai? Ma tu puoi definire, cioè si possono definire portatili questi due cosi qua. Il cavo C è molto simile al cavo degli ultimi Apple, quindi si può mettere in un verso o nell'altro. La cosa è figa perché, a parte che diventerà chiaramente il sistema di riferimento dei prossimi due anni, tanto per cagarci il cazzo dopo averci regalato decine e decine di metri di cavi micro SD non sapremo poi dove metterci, probabilmente bisognerebbe, lo useremo per impiccarci tutti insieme.
Poi avanti un altro. Sentito ragazzi, suonano in modo diverso, molto 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 diverso. Dei bassi importantissimi sparati alla Bose, mi viene da dire, per il Saulin 3, dei bassi più modesti ma più precisi per il Saulink, bassi molto potenti e molto precisi invece in un'unica soluzione per il Bang Olufsen. Un corretto mix tra l'uno e l'altro, però in realtà molti, moltissimi più bassi del Megaboom, che sono potenti direi come il Bose. Certo, il Bose li spara molto di più, ma perché, ripeto, da sempre questa è una caratteristica ed è una filosofia un po' di quella che della Bose, ecco, insomma, non è che d'altronde piace la Bose anche per questo. Quale scegliere? Non ho dubbi su quale scegliere, non ho dubbi su quale consigliarvi. Bang Olufsen A1, a mio modo di vedere, ad oggi il miglior speaker che sia in commercio. Non è che si senta male, questo, cioè, ragazzi, okay. Ad averne di eccolo qua. Proprio a voler trovare dei difetti. Non è impermeabile, non è antiurto. E non ha i tasti per comandi rapidi, quindi non ha la possibilità di fare quello che si può fare ad esempio su un Saulink Mini 2 oppure su un JBL di quelli un pochettino più JBL, il Charge, il Flip e così via. Scusate, una solita peperonata che mi torna su. Altri difetti devo dire che non ne ha: la qualità e l'alta fedeltà. Si tratta di un prodotto che è sicuramente costruito con una cura, a parte per i dettagli estetici, con una cura interna davvero mostruosa. Così li spendete bene, così avete uno speaker e potete, mi permetto di dire, buttare tutto il resto. Sono soldi ben spesi ed è uno speaker che è inimitabile ed è probabilmente, anzi quasi certamente, il miglior speaker sul mercato. Ciao a tutti ragazzi!